Allora, Buongiorno eccoci Paolo, una giunti domanda. con qualche minuto di ritardo all'appuntamento di Studio Edicole che peraltro appunto non possiamo fare. Non possiamo fare perché ci sono problemi con Skype e quindi siamo costretti a un solo collegamento, quello con Aldo Esposito, che salutiamo. Buongiorno Aldo. Buongiorno a te Fabio, buongiorno a tutti. Allora, mi dispiace soprattutto per gli amici del Basport che si erano preparati per un match da Curva Sud stamattina, visto che c'è Nicola Begattini che è tifoso della Juve e Aldo Esposito manifestamente tifoso del Napoli. E però Aldo mi ha lasciato un messaggio. Mi raccomando, io non ho nessuna responsabilità. Allora, le testuali parole di Nicola, che chiaramente si è rammaricato di non poter essere qui, ma insomma dipende dalla redazione, o meglio da Skype, che non mi ha consentito di fare il collegamento. Le parole, insomma, sono state, io non so che cosa voglia dire, questo è un linguaggio segreto tra di voi, forza Gonzalo. Non lo so, interpreta tu Aldo e magari cerca di dare una risposta. Ma Lascialo lascialo perdere. perdere, forza Gonzalo, dai, ma io non so nemmeno cosa rispondergli a Vabbè, pensaci. quei cascatori juventini, Cascatori di eccetera, eccetera. professione. Cascatori di professione, sì, aizzatori, aggrediscono la prepotenti, Aldo, comunque non la parla, lasciamo aperta. basta così Comunque hanno perché, aperto. no, basta così perché poi danno il rigore alla Juve. Buono, buono questo, sì, qualsiasi cosa è rigore, sì. Tutto quello che succede, sì. Ladri. Va bene, allora, poi vabbè, sentiremo magari in un altro momento cosa deve rispondere Nicola. Mi dispiace non aver fatto il collegamento Skype. Avevamo preventivato di parlare di alcuni argomenti, tra cui quello dei distributori e quello sui servizi, che sono stati sicuramente sono ancora due argomenti molto dibattuti nella nostra rete degli edicolanti. Io però volevo parlare con te della situazione a Napoli, così come è venuta fuori da questi collegamenti. Io l'ho detto stamattina aprendo la programmazione della giornata, davvero tutti edicolanti molto vispi, con tanta voglia di fare, giovani tra l'altro, che ci hanno un po' riscaldato il cuore, con qualche punta di critica verso il sindacato, ma comunque mi è sembrato di capire una punta di critica costruttiva con la quale sicuramente io ti inviterei, insomma, a dialogare in qualche modo. Allora, ti lascio la parola. Tu sicuramente hai seguito tutti i collegamenti, quindi ti sei fatto un'idea e sei in grado in qualche modo di portare il tuo commento. Vai. Sì, Fabio, come no, ho ascoltato con attenzione. Vedi, già il fatto, cioè, tengo a precisare una cosa, io quando c'è da fare il collocamento con Napoli, io non è che vado a scegliere persone che magari siano, come dire, amiche, va tra virgolette, nel Molto senso che non d'accordo con la sono, linea, molto d'accordo con la linea. assolutamente, a me piace trovare persone che abbiano, lasciami passare il termine, sale e pepe, che siano critici, ma che siano costruttivi, che siano persone, insomma, in gamba, che hanno una volontà, giovani, meno giovani, ma che comunque diano come dire, un apporto alla discussione abbastanza interessante. Io ho ascoltato benissimo, ad esempio, l'esposizione di Emanuele. Emanuele è un ragazzo veramente in gamba, devo dire la verità, bravo nel suo lavoro, lo fa con passione, è uno di quelli che segue, si attiva e cerca di portare sempre un miglioramento. Lo stesso Fabio Fabio Gargiulo, Gargiulo. sì, Fabio Gargiulo, insomma, che ha posto anche il tema della, come dire, del rapporto sindacale, insomma, di quello che è successo. Su questa storia non è che vorrei dilungarmi molto, perché oramai se ne è parlato tanto.
Però diciamo che anche la realtà dei fatti si è scoperto anche come dite, sulle loro spalle che a volte insomma, l'insieme della categoria è una cosa che parte, ma poi strada facendo si perdono i pezzi e molta gente insomma, non è che poi supporta realmente quello che è nato di base. No, no, ma allora questo, allora innanzitutto ricordiamo anche gli altri due che sono Gianfranco Ferrigno e Nicola Minieri che ha aperto la serie dei collegamenti. Questo Ci l'hanno messo stava in evidenza. arrivando. Vai, 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 vai. Stava arrivando perché stavo raccogliendo mano a mano i vari punti delle varie Sì, discussioni. vai. Beh, è chiaro, cioè voglio dire, insomma, che riguardo quello che diceva Fabio, insomma, anche loro hanno potuto toccare con mano quello che a volte è la realtà dei rapporti tra persone. Che oggi magari seguono un'idea, una linea e quant'altro, e poi magari strada facendo, insomma, si perdono un attimino e lasciano altre persone, come si dice, con il cerino in mano. Gianfranco, va bene, è uno storico, anche se è giovane, non tanto giovane, ma voglio dire giovane, giovane di mentalità, giovane di interesse, giovane di costruzione proprio mentale. Anche lui ha fatto un'analisi abbastanza piacevole e perfetta di quello che poi sono i rapporti che dovrebbero essere tra di noi. Lo stesso Nicola ovviamente è partito dicendo che è un giovane, tra virgolette, virgolante che è nato, però lui ha avuto, insomma, anche se me lo consenti, un attimo solo, scusami. Fai, fai. Scusami che tu porti sempre fortuna. Ecco qua il nuovo. Ma Prende, prende. Questo qua. No, nuovo è solo questo. Nuovo TV. i collegamenti di Radio Rete Edicole portano fortuna, fanno affluire clienti. Abbiamo avuto un'altra prova. Pensateci, Nicolanti, pensateci. Questo è uscito ieri. Questo è un cliente problematico. È uscito ieri, questo esce una volta a settimana. Un altro come lui. E vabbè, vediamo. Questo qui forte, guardi. Allora, Non ce ne sono più. stavamo appunto dicendo di questi quattro interventi che ci sono stati degli edicolanti e il profilo è proprio quello che ha appena detto Aldo. Edicolanti già con una bella carriera alle spalle e però Eccomi, giovane, ci sono. giova sì, vai, vai. Stavo Ci sono, eccomi qui. riassumendo la situazione, vai. Ti seguivo. E dicevo di Nicola, ad esempio, che è uno che ha approcciato da poco al lavoro dell'edicolante, come questo ha detto, però vedi, lui ha avuto, come dire, un'apertura mentale, perché già ce l'ha di su, un'apertura mentale, e ha detto un attimo solo, fammi vedere un attimo in giro, fammi capire come funzionano le cose, si è avvicinato ad un gruppetto di noi, come va, come non va, eccetera, eccetera, e da lì poi si è aperto per lui un mondo differente di quello che non è solo l'editoria, di quello che sono tante altre cose, che dice, eccetera, eccetera, come ha detto stesso lui. Cioè, questo cosa significa? Che a volte avvicinarsi e creare gruppo, creare rete, può portare solo del bene. Cioè, isolarsi, rimanere poi tutti, come dire, nella propria idea, nella propria visione delle cose, non avere quell'umiltà magari di confrontarsi con altri, perché io parlo anche di umiltà, perché a volte andare a chiedere qualcosa a qualcuno non è che sia poi un dramma o un male, anzi, secondo me è una cosa ottima. Questo è quanto. Ma Poi voglio dire. tra l'altro questo già avviene nei social normalmente, insomma, vedo, io seguo un po' le pagine da quando la redazione è attiva con la radio, ormai do un'occhiata, anche se superficiale, quotidiana,
Voglio dire, questa categoria fa fatica a prendere coscienza di se stessa, perché comunque le pratiche di scambio, di confronto avvengono in qualche modo, ma perché sono necessarie. È una rete, ma è così, lo è dall'antichità e quindi riproduce naturalmente la sua struttura. Si fa fatica a